miei e nostri idoli, come penso di molti altri che hanno, che studiano, che hanno la passione per questa bellissima musica. Quello che vi presentiamo stasera è un programma che racchiude alcune delle composizioni che io ho scritto per questa formazione. Saranno tutti brani originali, appunto scritti da me, e sono, come dicevo, soltanto alcuni di un progetto più ampio che abbiamo portato avanti in trio negli ultimi anni e che abbiamo avuto modo di realizzare in realtà anche in formazioni più allargate con fiato e vibrafono. Cosa facciamo adesso? Adesso è il contrabbassista che ha la scaletta stasera. Ah, ok. Ora vi presentiamo una delle ultime composizioni, cioè gli ultimi brani che ho scritto, Under the Hazelnut Tree, sotto l'albero di nocciolo. Thank you.
Per questo nasce proprio come dedica a un tordo, in realtà, un
ritmo tordo che si era accusato sul mio davanzale mentre scrivevo questo brano, anche se poi letteralmente The Mockingbird potrebbe essere ghiandaia, imitatrice, insomma lascio a voi il dubbio. Grazie, The Mockingbird. Per il valore proprio che ha, nel senso che è per Chiquinha Gonzaga, Francisca Gonzaga in arte Chiquinha, questa grandissima donna e artista brasiliana vissuta a cavallo tra 8 e 900, pianista, compositrice, direttrice d'orchestra, insomma
Potete immaginare tutto questo che vi sto descrivendo nel Brasile di quell'epoca, stiamo parlando di una donna, e quindi capite come sia veramente una figura rivoluzionaria, perché lei, per dirne una, è stata la prima donna ad essere ammessa alle Roda de Choro, quindi il gruppo appunto in cui si suona lo choro tradizionale, che fino a quel periodo erano stati prerogativa di un, diciamo, di un settore maschile di musicisti. Lei poi ha una vita che vi invito ad approfondire, personale anche incredibile, e quindi a questa grandissima donna e artista, la prima direttrice d'orchestra in Brasile della storia della musica in Brasile, Chiquinha Gonzaga, appunto il brano che ho scritto per lei, Chiquinha. Thank you.
No, scusate, faccio tre piccole brevi cose. La prima è per chi volesse avere spazio di qua, c'è più spazio, ci sono delle sedie che ho messo da parte o eventualmente qua per terra. La seconda, vi chiedo, durante il concerto, poi durante la jam session è molto più cacciara, però durante il concerto vi chiedo se potete abbassare la voce, c'è un po' di casino. E poi niente, quando si... un'ultima cosa, la mascherina, se possibile, quando si entra, quando si è seduti al tavolo. Grazie. Thank you.
Fiori, un brano dedicato alla città di Milano. E proseguiamo con Giorni Sospesi, un brano diciamo nato prima di tutta quella situazione di clausura in cui ci siamo trovati, ma il cui titolo poi adatto ha trovato proprio quella situazione lì, perché appunto dava questa idea un po' di sospensione, quindi Giorni Sospesi. Thank you.
progetto, chiamatelo come volete. Qui è stato un grande piacere essere invitati alla corte e vedere soprattutto che vive così bene, quindi grazie soprattutto a voi che siete sempre qui presenti e un applauso a tutti, a tutto lo staff. Prima di aprire la jam, concludiamo questo nostro piccolo concerto con un bellissimo brano di Steve Swallow, Falling Race.